Ciao a tutti, prima di cominciare vi chiedo scusa se oggi indosso gli occhiali, spero che non vi dia troppo fastidio il riflesso della ring light nelle lenti, spero che non si noti troppo, però è da ieri che ho un mal di testa allucinante. Oggi ho deciso di registrare un video difficilissimo, ho anche preso degli appunti che vi comunico, ogni tanto andrò a sbirciare perché appunto ci tengo molto a fare questo video con un certo senso, un certo criterio. Ma di cosa parliamo? Dunque, io ho fatto una pazzia e mi sto accingendo a farne un'altra. Allora, la prima pazzia è stata leggere Guerra e Pace di Tolstoi e Vita e Destino di Vasily Grossman, uno via l'altro. E l'ho fatto per una ragione specifica. Allora, Guerra e Pace l'avevo programmato come lettura, come grande lettura di agosto perché sapevo di avere tempo per immergermi in una lettura così intensiva. Finito Guerra e Pace, ho letto Estate a Baden-Baden di Leonid Cipkin, di cui vi ho parlato nel video delle letture di agosto, che era un libro piuttosto corto ma abbastanza complesso, e pensavo in quei 2 o 3 giorni che sarebbe stato meraviglioso abbinare alla lettura di Guerra e Pace la lettura di questo libro, perché è considerato, è trattato dai più come il Guerra e Pace del Novecento. Se mi seguite da tempo, forse ottobre dell'anno scorso, vi avevo detto che avrei voluto cominciare l'anno, il 2021, leggendo a gennaio questo libro. In realtà poi, come vedete, è passato diverso tempo per svariate ragioni. Io questo libro l'avevo già letto, l'avevo letto quando uscì in Economica ad Elfi nel 2000 e poco più, non mi ricordo, ma l'avevo letto malissimo, me l'ero tenuto sul comodino all'epoca, qualcosa come 4 mesi, una cosa del genere. L'avevo letto a spizzichi e bocconi, non ci avevo capito un accidente, non perché ci sia granché da capire, ma poi vi spiego. Insomma, mi ero rovinata la lettura e mi ero fissata a volerlo terminare per forza. Non mi era rimasto assolutamente niente di questo libro e mi dispiaceva da morire. Quindi assolutamente lo volevo riprendere in mano. Visto che fino al 13 settembre, voi vedrete questo video molto più in là, ma io sono a prima del 13 settembre, oggi che registro, sapevo che sarei stata ancora libera come ad agosto, ho detto quale migliore occasione, anche perché avere vicine queste 2 letture, dal momento che per tanti versi sono paragonabili e paragonate, è un'occasione che nella vita non mi ricapita più. Quindi ho deciso di fare questa cosa. La seconda pazzia è quella di provare a parlarvene. Allora, io non cercherò di non limitarmi a fare un raffronto semplicemente tra queste 2 opere, perché ovviamente queste 2 opere meritano di per se stesse diverse parole. Quindi ho impostato, cercherò di impostare, diciamo, il mio discorso prima sull'una, poi sull'altra, per poi magari vedere quali sono effettivamente i punti di incontro, quali sono invece le grandi differenze tra queste 2 opere, a parte quelle evidenti, ovvero il fatto, come minimo, che siano state scritte con un secolo di distanza e trattino di 2 periodi storici molto molto diversi. Allora, di entrambe queste opere voi trovate dappertutto la qualunque, trovate apparati di critica, trovate disquisizioni letterarie dei più grandi critici mondiali, trovate scritti e video dall'eruditissimo all'estremamente divulgativo. Quindi qual è il valore aggiunto che io posso dare con le mie parole? Direi quasi nessuno. Per questo motivo, innanzitutto non farò spoiler, mi rendo conto che per opere del genere parlare di spoiler è abbastanza forse così un po' semplicistico, però posso capire che tante persone potrebbero sentirsi rovinata la lettura se andassi troppo addentro alle trame. Quindi questo non ci sarà. Che cosa posso fare io? Posso semplicemente trasmettervi quello che io ho compreso,
il valore e il significato che io ho recepito da queste opere e appunto quali sono secondo me i punti di contatto e i punti di distanza tra queste due opere, ma soprattutto perché vi invito caldamente alla lettura di entrambe queste opere, perché sono davvero due enormi, sotto tutti i punti di vista, capolavori. Quindi cercherò di dare un impianto, sarà tutto un filtro piuttosto personale della mia esperienza di lettura a queste opere. Non sarei in grado di fare diversamente, e poi credo che davvero, se siete interessati, potete trovare dappertutto molte più notizie, molto più dettagliate di quelle che posso darvi io. In seguito voglio consigliarvi 5 libri che mi sono venuti in mente, a cui ho spesso pensato mentre leggevo queste opere, che io ho letto diversi anni fa, ma che vorrei assolutamente riaffrontare, che però non sono titoli di letteratura, ma sono titoli di storia. Anche la storia è una mia grande passione. In tutti i corsi scolastici la storia è stata sempre la mia materia preferita. E un po' grazie alla scuola, perché avevo un professore favoloso, e un po' per interesse personale, ho un po' approfondito anche sia argomenti di storia, sia proprio il lavoro dello storico, il metodo, la filosofia della storia, eccetera, eccetera. Quindi, in fondo al video, molto brevemente, vi suggerirò questi titoli. Ma allora, direi che possiamo partire, e partiamo ovviamente da Guerra e Pace, dell'edizione, vi ho già parlato nel video sulle letture di agosto. Questa è l'edizione Garzanti, copertina rigida, che io consiglio assolutamente a chiunque. Ha una traduzione favolosa. Allora, la traduzione è di, vediamo se ve lo trovo, di Pietro Zveremich, scusatemi tutte le pronunce di questo video, ve lo dico già ora. Mi avete nei commenti a quel video confermato essere un'ottima traduzione, quindi già questa è la cosa fondamentale. Altra cosa fondamentale, questo libro è ricco di note, soprattutto per quanto riguarda tutte le parti scritte in francese. I nobili russi all'epoca in cui si svolge questa storia, ovvero all'inizio dell'Ottocento, parlavano tra di loro in francese, e ci sono riportati tantissimi dialoghi in francese, alcune lettere in francese, e molte edizioni, anche le più rinomate, vedi Einaudi, ma anche quella di Burr, che io possedevo prima di possedere questa, non contengono le traduzioni. Quindi, se non conoscete il francese, secondo me è importante avere la traduzione, tra l'altro a piè di pagina, quindi non dovete neanche andare a cercarla a fondo libro. Inoltre è una, secondo me, edizione molto bella, anche da vedersi, estremamente maneggevole, perché 1461 pagine sono ridotte a questa dimensione, perché le pagine sono estremamente sottili. Il testo è piuttosto leggibile, nei limiti del possibile, di un romanzo di queste dimensioni. Non ci sono introduzioni, prefazioni, postfazioni, nulla di nulla, ma come vi dicevo prima, di questo libro potete leggere dappertutto la qualunque. Ma partiamo. Questo romanzo è un romanzo storico. Tolstoi lo scrisse tra il 1863 e il 1869 in merito a fatti accaduti tra il 1805 e il 1812. Si svolge principalmente tra Mosca e San Pietroburgo, con alcune parti del libro nelle zone delle battaglie napoleoniche, perché ovviamente parliamo delle guerre di conquista napoleoniche, in particolare in questo caso alla conquista della Russia. Quindi abbiamo anche le ambientazioni di guerra, e abbiamo qualche ambientazione nelle campagne limitrofe a San Pietroburgo e a Mosca. Quindi questa è l'ambientazione. La struttura del libro: il libro è diviso in quattro libri e un epilogo. Ogni libro è diviso in parti segnate da un numero romano, quindi una sorta di lunghi paragrafi. Allora, la dicotomia del titolo Guerra e Pace è assolutamente rispettata anche nella struttura proprio della narrazione, perché noi abbiamo dei capitoli, dei paragrafi dedicati a
non a tempi di pace, a luoghi di pace, quindi seguiamo le vicende di personaggi inventati da Tolstoi, quindi personaggi che derivano dalla sua fantasia e che costruiscono la trama del racconto, e poi abbiamo dei capitoli invece che riguardano proprio le battaglie napoleoniche sul campo di battaglia con personaggi realmente esistiti nella storia. Ovviamente ci sono dei punti di contatto tra queste due parti, diciamo, perché alcuni dei personaggi inventati avranno ovviamente a che fare con le battaglie napoleoniche, ma in linea di massima la demarcazione tra i capitoli, chiamiamoli per comodità, sulla pace e i capitoli sulla guerra è molto evidente, molto molto forte, anche dal punto di vista stilistico per certi versi, perché nella parte che riguarda la pace abbiamo uno stile assolutamente romanzesco, nella parte che riguarda la guerra ci avviciniamo quasi al reportage, quasi allo scritto di un corrispondente di guerra, anche se ovviamente Tolstoi non c'era, e quindi si tratta di un'immane ricostruzione storica. E quando dico immane ricostruzione storica vuol dire proprio quello che ho detto. Quello che ha fatto Tolstoi su questo libro dal punto di vista della ricostruzione è straordinario, anche perché è estremamente, estremamente minuzioso e preciso. Allora, la vicenda, quella che appunto riguarda la trama, che riguarda i personaggi, è incentrata specialmente su due famiglie e su alcuni componenti nello specifico di queste due famiglie. Abbiamo i Rostov, di cui diciamo la protagonista principale è Natasha, ma dei Rostov, nella famiglia dei Rostov ci addentriamo e seguiamo le vicende anche di altri personaggi, in particolare di Nikolai, che è il fratello di Natasha, ma anche di Sonia, che è una parente povera, diciamo così, che vive insieme alla famiglia, è rimasta orfana e vive con la famiglia Rostov. E poi ci sono anche tutti gli altri componenti della famiglia che non sono assolutamente abbandonati, di cui sappiamo molto comunque, anche se non possono essere considerati protagonisti, però anche qui ci sarebbe una precisazione da fare, ma ci arriviamo dopo. Poi abbiamo la famiglia dei Bolkonski, di cui tutto il mondo che ha letto Guerra e Pace ricorderà per sempre e porterà sempre nel cuore il principe Andrei Bolkonski, che troviamo all'inizio del volume già sposato in attesa di un bambino. Poi c'è la sorella nubile Maria Masha. E il padre, il burberissimo padre, il vecchio principe Bolkonski. Personaggio fondamentale all'interno di questo romanzo è anche Pierre Bezukhov, che diventerà conte. Pierre Bezukhov è il figlio legittimo di un conte molto 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 ricco, a cui questo conte cederà tutti i suoi averi, cioè lo renderà erede di tutta la sua fortuna e diventerà conte. Il conte Bezukhov è ago della Bilancia. C'è un personaggio fondamentale in questo romanzo. E poi abbiamo la famiglia dei Kuragin, che sono personaggi melliflui, corrotti, opportunisti. Sono, diciamo, la famiglia contro cui Tolstoi scaglia i suoi strali in merito soprattutto alla critica della società dell'epoca. I Kuragin, la famiglia dei Kuragin è composta dal padre e da tre figli: Ippolit, uno stupidotto impressionante, sono pochissime le battute che vengono concesse a Ippolit, ma sono sempre situazioni in cui fa delle figure pessime, delle gaffe terribili in società. Poi abbiamo Anatol, che è un bel tenebroso farabutto debosciato,
e la scaltrissima Elena, che è una donna estremamente bella e decisamente calcolatrice e opportunista, diciamo quella che ha ereditato maggiormente le caratteristiche di suo padre. Questi sono solo i personaggi principali. Intorno a loro si muoverà una pletora di altri personaggi, più o meno secondari. Abbiamo Boris e la madre, abbiamo la sorella maggiore di Natasha, Vera e Berg. Tanti altri personaggi che andranno a comporre questo enorme mosaico umano che è Guerra e Pace. Sui singoli personaggi io non mi vorrei troppo soffermare, diciamo solo che Natasha è l'espressione della vitalità, è la fiducia nella vita, è la gioia di vivere. Andrei è il personaggio più idealista, è quello che meno accetta le cose così come vanno ed è quello che all'interno del racconto evolve alla perenne ricerca di se stesso, di quello che può dare soddisfazione alla sua vita, di quello che può essere utile alla sua vita, in una perenne ricerca dell'ideale a cui poter grazie al quale poter dare un senso alla propria vita. La stessa cosa la fa anche Pierre, ma abbiamo un personaggio estremamente diverso. Mentre Andrei è un uomo tutto d'un pezzo, estremamente affascinante, con tratti veramente, come dire, quasi, quasi tenebrosi. È un pensatore, è un uomo anche cinico a volte, è ateo, è un uomo che si muove molto bene in società, decisamente stimato. Pierre è un personaggio completamente diverso, è un personaggio molto goffo, sempre inadeguato, sempre a disagio, dice sempre la parola sbagliata, introduce sempre l'argomento sbagliato ed anche lui vive questo disagio, ma sempre anche lui alla ricerca di qualcosa che dia un senso alla sua vita. E anche lui crescerà tantissimo, evolverà moltissimo e sarà un personaggio in realtà che per Tolstoi diventa portavoce dei valori più importanti per l'essere umano. Pierre è un uomo che saprà abbracciare il dolore del mondo, è un uomo che vive su di sé i patemi e le vite degli altri ed è un uomo che attraverso la sua perenne ricerca incontrerà il vero senso della vita, ritroverà la felicità nella semplicità della vita, nei valori legati alle scelte per il bene, per la bontà. Questo ovviamente secondo Tolstoi. Le vicende di questi personaggi si intrecciano più e più volte. Il racconto, quello romanzato, è molto molto, molto, e non voglio aggiungere un altro molto, avvincente. Ci tengo però a far passare questo aspetto. Io l'avevo sentito da più parti che Guerra e Pace era un romanzo che ti fa palpitare, che ti fa avere voglia di seguire i destini dei personaggi e che succedono moltissime cose. Ci sono intrighi di ogni tipo, ci sono così incontri e scontri tra i personaggi che vi terranno sempre sul pezzo, ve lo garantisco, ma non credevo fino a questo punto. In realtà io questo non è il primo incontro che faccio con Guerra e Pace e ve l'avevo già detto. Io avevo letto metà di questo libro durante i miei 2 anni del blocco del lettore, ma in questo caso ho abbandonato il libro, non ho fatto la pazzia che avevo fatto la prima volta che ho letto questo libro portandolo fino alla fine e non trattenendo assolutamente nulla. Qui avevo capito che lo stavo rovinando e l'avevo abbandonato, però già dalla prima lettura di questo mi ero resa conto. La forza di questo romanzo nella parte romanzata sta sicuramente nelle vicende, ma le vicende sono fatte dai personaggi.
I personaggi di Guerra e Pace sono persone, non sono tipi umani. Io prima vi ho descritto le caratteristiche principali, diciamo i valori e appunto le caratteristiche che incarnano questi personaggi, ma non si tratta di tipi umani. Nonostante Tolstoi scrivesse con un preciso intento, di cui poi parleremo, non ha relegato a questi personaggi una funzione, ma li tratta da persone in una maniera che non ho mai visto fare prima. Ci è riportata tutta la complessità di questi personaggi, esattamente com'è la complessità nella sua totalità dell'essere umano, in una maniera scandalosamente credibile, vivida e anche vivace. Tolstoi ci restituisce la complessità, viviseziona questi personaggi, li scandaglia profondamente, riportandoci però una scrittura così limpida da farci capire perfettamente tutto di questi personaggi. E questi personaggi fanno la storia, perché questi personaggi sono perennemente posti di fronte a grandi decisioni. Sono personaggi che spesso sono arrovellati da dubbi, nonostante incarnino eroi in senso narrativo, sono attraversati costantemente da dubbi e costantemente prendono decisioni a volte molto sbagliate per la loro vita. In questo mi ha ricordato tantissimo I Miserabili di Victor Hugo, che tra l'altro Tolstoi stimava tantissimo. Come per I Miserabili, anche in Guerra e Pace abbiamo la storia dell'umanità in un certo senso, ma abbiamo la storia dell'umanità con tutti i suoi sbagli, con tutti i suoi errori, con tutti i suoi dubbi, raccontata nelle vite piccole, singole, minute di ogni singolo personaggio all'interno della storia, la storia con S maiuscola, che è assolutamente protagonista in questo romanzo. Ve l'ho detto che si tratta di una ricostruzione storica, secondo me, senza precedenti e anche senza eredi. Io una ricostruzione storica così dettagliata e precisa, anche delle battaglie, anche delle strategie, non l'avevo mai letta e non l'ho più letta dopo. Cioè, non so se esistono romanzi così successivi a Guerra e Pace. Allora, tutti i paragrafi che riguardano la guerra e le battaglie, i capitoli, i libri, eccetera, eccetera, sono proprio divisi, c'è una demarcazione netta, come dicevo prima, tra le due parti del romanzo, che si alternano non in maniera matematica. A volte abbiamo, non so, 300 pagine solo sulla parte romanzata, per dire, e poi 50 sulla guerra, a volte 200 sulla guerra e 100 sulla parte romanzata, cioè non c'è un alternarsi geometrico, diciamo, di queste parti, ma le parti sulla guerra sono talmente distinte che possono tranquillamente essere saltate, che è la cosa che fanno tantissimi lettori, secondo me, assolutamente legittimamente. È indubbio che le parti che riguardano proprio la descrizione minuziosa delle battaglie, dei posizionamenti, della cavalleria, dei rifornimenti, delle armi, eccetera, eccetera, è innegabile che possa risultare un po' noiosa, perché appunto non è lasciato nulla al caso. Ma vi garantisco che in quelle parti specifiche non accade nulla di fondamentale per poi il resto del racconto, quindi possono essere saltate. Io non le ho saltate nel senso che le ho lette, ma le ho scorse molto velocemente. Alcune soprattutto, quando soprattutto mi rendevo conto che non c'erano riflessioni, come dire, incursione di Tolstoi nella storia, perché altra caratteristica fondamentale di questo romanzo sono le tante e lunghe dissertazioni dello scrittore in merito al suo pensiero sulla storia.
ha un pensiero molto preciso Tolstoi in questo campo e ce lo racconta più volte. Ce lo introduce a partire da circa metà del libro. I talloncini viola sono quelli che riguardano le incursioni di Tolstoi nel racconto, dove ci esprime la sua opinione molto chiaramente in merito alla storia. Comincia a farlo da metà del libro in poi e chiude il libro in questo modo, perché l'epilogo, che sono 150 pagine, è diviso in due parti. Da una parte abbiamo l'epilogo classico, cioè il racconto di quello che accade ai personaggi. La seconda parte è un trattato, né più né meno, che Tolstoi fa sulla storia, sullo studio della storia e sul senso della storia. Molto semplicisticamente, vi prego di perdonare appunto il riassuntone che sto facendo ora. Che cosa dice Tolstoi in merito alla storia? Tolstoi ha una visione assolutamente deterministica degli eventi storici. Fondamentalmente, Tolstoi ci parla di un grande disegno, del fatto che le cose che sono accadute dovevano accadere e i personaggi protagonisti di questi accadimenti storici, specialmente i grandi condottieri, i grandi generali, sono degli ingranaggi all'interno di questo grande disegno, che è poi il grande disegno di Dio. Quindi, fondamentalmente, i personaggi, anche Napoleone, anche il generale Kutuzov, non hanno né potere, vero potere decisionale, né una reale responsabilità in quello che accade, anche se ne sono convinti, anche se, specialmente per ciò che riguarda Napoleone, secondo Tolstoi, la sua vanagloria gli fa credere di essere il condottiero del mondo. Quello che critica Tolstoi dell'analisi storica è il fatto che gli storici a posteriori leggano gli eventi, rilevando in questi eventi un inizio, una decisione, una conseguenza e una fine. Tolstoi ci dice che quando un generale deve prendere una decisione fondamentale, che sia di strategia o di altro, in merito a una battaglia, lui non parte da uno stato di cose che può essere considerato un inizio. Lui vive gli eventi mentre accadono, nel corso del tempo. Quello che la storia non percepisce, secondo Tolstoi, è il fatto che chi la vive, chi la realizza, sta vivendo nel tempo. Il generale si troverà a prendere decisioni, magari molto velocemente, tenendo in considerazione, ad esempio, tantissime situazioni che esulano magari dalla possibile decisione migliore. Deve considerare quanti soldati attivi ha a disposizione, quanti sono i feriti, qual è il loro stato d'animo, qual è il loro spirito, quanti sono i rifornimenti che ha con sé, per quanto tempo possono durare, in che condizioni sono le armi che ha a disposizione, se i cavalli, perché qui si parla ovviamente di battaglia a cavallo, stanno bene oppure no. Sono cose che il generale deve tenere in considerazione e deve prendere una decisione velocemente. Tolstoi ci dice che ogni analisi che non tenga conto di questo fatto è fallace, perché molto probabilmente tutto ciò che un condottiero potrà decidere porterà comunque a ciò che doveva in ogni caso accadere in questo grande disegno di Dio. In tutto ciò è stato letto del fatalismo, ovviamente, e la letteratura russa è stata spesso accusata di fatalismo, e devo dire che questa cosa mi dà da pensare. Ovviamente Tolstoi inserisce tutto in questo grande quadro, in questo grande disegno divino, e quindi filtra tutto attraverso questa sua convinzione. È una cosa da cui probabilmente oggi ci sentiamo molto lontani, ma è molto interessante il discorso sul metodo. Quindi il discorso sul metodo dello storico e sul fatto che ciò che deve prendere in considerazione deve prenderlo in considerazione
tenendo conto del tempo, del fatto che gli uomini si muovono nel tempo. Ora, questo fatalismo, se vogliamo chiamarlo così, di Tolstoi e questo moralismo di Tolstoi, perché ovviamente la morale è quella cristiana ortodossa, rispecchia, si ribalta nella vita dei singoli personaggi del romanzo, sì e no. Come vi ho detto, i personaggi del romanzo sono personaggi liberi, vorrei dire sono persone libere. Loro sì, sono attraversati da dubbi e prendono costantemente delle decisioni liberamente. Perché? Perché Tolstoi ci dice che l'uomo, il singolo, il piccolo uomo all'interno della storia, con le sue piccole decisioni, può agire per il bene. Quindi esercitare il libero arbitrio per realizzare il bene voluto da Dio. Chi di fra questi personaggi non agisce in questo modo, in qualche modo è punito dalla sua storia, da quello che gli accadrà. Ciò nonostante, Tolstoi non toglie a questi personaggi dignità di esistere, anzi, il personaggio meno vicino alla morale tolstoiana, non perché sia un personaggio amorale, ma perché è un personaggio non vicino a Dio, è proprio il principe Andrei, che è il personaggio probabilmente più affascinante di tutto il racconto. Quindi, sì, lo punisce con un finale della sua storia, diciamo, non felice, ma gli dà anche tanto spessore. Quindi, ecco. Questa complessità la troviamo sempre. Come vi dicevo, questi non sono personaggi funzionali, non sono dei tipi, ma anche le loro decisioni libere, rientrano nel discorso del libero arbitrio che il Dio concede all'uomo. Cioè, l'uomo può decidere per sé e può decidere di fare il bene. È questo il concetto del libero arbitrio cristiano in senso assoluto. Lui era ortodosso, ovviamente, però vuol dire è il libero arbitrio che ci racconta il Vangelo. Quindi ecco, tutto è filtrato in questo senso. E poi nell'epilogo invece la morale di Tolstoi si sente tanto. Nel senso che l'epilogo ci dice proprio che l'unica possibilità di felicità per l'essere umano è il ritorno alla vita semplice ed è la scelta della felicità domestica. Tante persone hanno notato in questa decisione, in questo finale, un finale un po' deludente, nel senso che effettivamente alcuni personaggi, specialmente Natasha, che era l'esempio della vitalità, la vediamo per Tolstoi scegliere di essere un po' la donna angelo del focolare che si incattisce, che non va più in società. Natasha era una persona vitalissima, che anche attenta alla moda, a vestirsi bene, ad essere bella, è una persona a cui questo non interessa più nulla, completamente ripiegata sulla famiglia, sul marito, sui figli. E ovviamente in questo c'è chi ha letto moralismo e anche un po' di misoginia, eccetera. E c'è, ma ovviamente va tutto contestualizzato e bisogna ragionare sul fatto che comunque Tolstoi aveva queste opinioni, aveva non solo queste opinioni, ma aveva anche un intento quando scriveva, e succede anche in Anna Karenina, didattico, non c'è niente da dire, ma così come ce l'aveva Hugo, cioè lui voleva spiegare le cose all'essere umano. Per questo anche lui entra così a gamba tesa nel racconto, perché ci vuol proprio dire come la pensa e anche come è giusto pensarla. Questo fa sì che tanti non amino particolarmente Tolstoi, pur riconoscendogli ovviamente un valore immenso. Allora, io non posso dire, anzi, non dico di non amarlo perché non è così. Io Anna Karenina l'ho letto tanti anni fa e lo vorrei rileggere, ma ricordo che mi piacque moltissimo. E Guerra e Pace è senza dubbio uno dei cinque classici più belli che ho letto nella vita, ma è l'unico, ancor di più dei Miserabili, secondo me, che ha un respiro così vasto e non si può non ammirare l'opera
letteraria che è questo libro. È un unicum nella storia della letteratura ed è un romanzo bellissimo da leggere. Tra l'altro può essere letto ha tante stratificazioni, può essere letto in tanti modi. Potete seguire solo la parte che riguarda la pace, quindi la parte romanzata, e goderne moltissimo senza perdere poi più di tanto dello spirito del romanzo, perché i personaggi sono attraversati da tutti questi dilemmi di cui vi parlavo, che fanno la storia, che rendono comunque il libro estremamente profondo. Anche se non leggete tutto il resto, non solo, tutti i personaggi hanno un arco narrativo assolutamente indipendente l'uno dall'altro. Voi potete affezionarvi, seguire di più una storia anziché l'altra. Può essere veramente letto in maniera estremamente stratificata. Tra l'altro, una cosa che invece io non immaginavo in Tolstoi è una enorme ironia, questa di una modernità scandalosa. Cioè, come ci descrive Tolstoi la fatuità dei salotti, i discorsi di politica fatti con le mode. Cioè, a San Pietroburgo si parlava di Napoleone in un modo, a Mosca se ne parlava in un altro. A San Pietroburgo, che è sempre stata la città più occidentale e che aspirava all'Occidente della Russia, si riconosceva la genialità di Napoleone, a Mosca assolutamente no. Ci parla anche di queste due nature molto diverse di queste due città. Tra l'altro, secondo me, la demarcazione forte tra ciò che riguarda la pace e ciò che riguarda la guerra dipende anche dal fatto che uno, Tolstoi, di fatto, analizza quasi esclusivamente la sua classe sociale. Anche qui ci sono dei riferimenti ai contadini e ai servi della gleba, abbastanza importanti, non tanto quanto in Anna Karenina comunque, ma esattamente come in Anna Karenina, diciamo, le opinioni per il bene dei contadini e dei servi della gleba sono date dai nobili, da Tolstoi stesso, quindi con un atteggiamento quasi paternalistico. Tolstoi parla della sua classe sociale, della classe dei nobili, che comunque poteva in qualche modo preservarsi dalla guerra. Dove c'è la pace qui, i personaggi sono lambiti dai venti di guerra, se non verso il finale, quando poi c'è l'incendio a Mosca, eccetera. Per tutto il resto del libro, i personaggi non subiscono gravi conseguenze, se non quelli che andranno a combattere, ovviamente, per quanto riguarda appunto le guerre napoleoniche. Le guerre sono, le battaglie sono sul territorio e quindi riguardano quel territorio dove si svolge la battaglia. Questo ovviamente dipende anche dalla natura della guerra dell'epoca. Ovviamente non ci potevano essere bombardamenti, non c'erano bombe se non palle di cannone. Ovviamente la dinamica della guerra era diversa, quindi la collocava nei campi di battaglia, ma alcuni villaggi, la campagna russa è stata devastata dal passaggio di Napoleone, e Tolstoi ce lo racconta solo in parte verso il finale. Alla fine, i servi della gleba erano reclutati coattivamente a combattere, i nobili sceglievano se andare a combattere o meno e avevano comunque delle posizioni di privilegio. In Russia c'era lo zar, ovviamente, ma i personaggi di questo racconto non si interrogano mai sulla politica russa, se non il principe Andrei, che in una fase andrà a sposare delle idee riformistiche per quanto riguarda la Russia. Ma non è un punto fondamentale. Lo zar non è mai messo in discussione, perché i personaggi di questo racconto, di questo romanzo, sono quelli che godono del favore dello zar. Quindi ecco, questi non sono limiti al romanzo, sono caratteristiche del romanzo, perché ovviamente il tutto va contestualizzato in un'epoca, ma ripeto, non si tratta di un limite. Io consiglio a tutti la lettura di questo romanzo, che ha come unica difficoltà la lunghezza ed eventuali momenti noiosi, specialmente quando si parla di battaglie.
Per il resto, tutto quello che vi ho detto non l'ho letto da testi di critica letteraria, ma non ho neanche visto video su YouTube perché non volevo essere influenzata in alcun modo rispetto a quello che vi volevo raccontare. Quello che vi ho raccontato l'ha scritto Tolstoi nero su bianco in maniera assolutamente limpida. Non c'è nessuna filosofia particolare da dedurre. Sicuramente le parti che riguardano il pensiero di Tolstoi sulla storia sono impegnative da leggere, ma il fatto che siano impegnative non significa che siano complicate o impossibili. Non si tratta di un romanzo simbolista, allegorico, dove dovete trovare un milione di significati. Sicuramente è un romanzo che, oltre a un gran godimento nella lettura, vi porterà anche, se volete, ma non è necessario, a delle riflessioni in merito, alla storia. Il fatto di essere o meno d'accordo col Tolstoi moralista, sto semplificando, ve lo ricordo, con la bellezza del romanzo non c'entra assolutamente niente, secondo me. Voglio dire, io non credo che noi andiamo a scegliere di leggere qualcosa che ci rispecchi sempre completamente, con cui siamo perfettamente d'accordo, perché altrimenti potremmo anche smettere di leggere. Ci mettiamo sotto la nostra campana di vetro, evitiamo il confronto, non cerchiamo spunti di riflessione, non cerchiamo spunti per aprire la propria mente e finisce lì, voglio dire. Mangiamo, dormiamo, andiamo a lavorare, punto. Secondo me, invece, la lettura deve dare anche degli spunti di riflessione. Voglio dire, io non sposo la concezione deterministica della storia, assolutamente, però non posso non leggere nei ragionamenti tolstoiani in merito al metodo dello storico qualcosa di estremamente interessante che mi fa anche pensare, questo senza dubbio. E per ora io direi possiamo appoggiare Guerra e Pace per prendere questo altro romanzone e io ho già parlato tantissimo. Vasili Grossman, Vita e Destino. Allora, intanto Vasili Grossman è un corrispondente di guerra, un giornalista, uno scrittore sovietico che prima di questo libro era già molto molto famoso, è uno scrittore del realismo socialista, uno scrittore approvato dal totalitarismo stalinista che ha portato nella storia del post Seconda Guerra Mondiale il suo fattivo contributo, non solo in quanto letterato, ma anche perché alcuni suoi scritti, uno mi pare specialmente, un suo reportage è stato oggetto testimonianza nel processo di Norimberga per la condanna dei nazisti. Quindi parliamo di uno scrittorone. Che cosa accade? Accade che dopo la guerra, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Vasili Grossman inizia a scrivere questo romanzone che terminerà nel 1960. Ancora prima che lo terminasse o appena terminati i manoscritti, questi manoscritti erano già in mano al KGB e gli fu vietato di, non solo di pubblicare il libro, ma furono fatti sparire i manoscritti e anche i rotolini della macchina da scrivere. Fortunatamente due manoscritti riuscirono a uscire dall'Unione Sovietica e questo libro fu pubblicato per la prima volta nel 1980 a Losanna, non in forma integrale. Fu poi pubblicato in Russia nel 1990 in forma integrale e Adelphi l'ha portato in Italia in forma integrale in questa edizione. Quindi abbiamo già una storia editoriale particolare. E la storia editoriale particolare di questo romanzo vi fa già capire che non poteva essere un romanzo che poteva stare simpatico in qualche modo a Stalin o comunque all'Unione Sovietica, per un sacco di motivi. Allora, innanzitutto la struttura. Il romanzo è diviso in tre parti e esattamente come in Guerra e Pace abbiamo delle parti dal fronte, in particolare si comincia con la battaglia di Stalingrado, quindi abbiamo gli eserciti nazista e dell'Armata Rossa a fronteggiarsi durante l'assedio, il lunghissimo assedio di Stalingrado che durò dal 41 al 43.
abbiamo il racconto dei lager nazisti, dell'antisemitismo nazista, ma abbiamo anche il racconto dei lager sovietici e dell'antisemitismo sovietico, perché esisteva anche in Unione Sovietica. Abbiamo il raffronto tra questi due totalitarismi. E fu la prima volta nella storia della letteratura, ma vorrei dire nella storia, in cui il nazismo e lo stalinismo sono trattati come specchio l'uno dell'altro, sono guardati, analizzati con la stessa lente e trattati entrambi come due totalitarismi. Può sembrare oggi banale, voglio dire, nessuno oggi potrebbe, se intellettualmente onesto, non ritrovare, non riscontrare delle somiglianze fortissime tra questi due regimi, anche perché sono regimi e il totalitarismo parla con una sola voce su qualsiasi ideologia si poggi e ovunque si manifesti. Oggi ci pare banale, ma non lo era poi così tanto allora, per tante ragioni. Allora, innanzitutto, Stalin fu molto molto attento a far uscire pochissimo di quello che accadeva davvero in Unione Sovietica, durante il suo regime. Quindi all'estero si sapeva e non si sapeva, ma quello che si sapeva a volte veniva trattato con una certa ambiguità. Ricordiamoci che grazie a Stalin è stato sconfitto il nazismo, è inutile dire il contrario, nel senso che dal punto di vista prettamente storico e per quanto riguarda la guerra, la cacciata dei nazisti da Stalingrado ha permesso l'avanzamento dell'Armata Rossa in Europa e ad Auschwitz è entrata l'Armata Rossa a liberare i prigionieri da Auschwitz, quelli che erano ancora lì perché in realtà i tedeschi li hanno già spostati, ma vabbè. In ogni caso, a livello proprio strategico, l'apporto dell'Armata Rossa e dell'Unione Sovietica alla Seconda Guerra Mondiale ha fatto sì che Hitler potesse essere sconfitto. Ci sono un sacco di fotografie in cui Stalin, Churchill e Roosevelt cenano insieme. Quindi c'era una sorta di ambiguità intorno sia al personaggio Stalin che a questo totalitarismo di cui non si conoscevano tantissimi contorni, ma che comunque in qualche modo veniva non proprio indagato perché era abbastanza scomodo, cioè voglio dire, si parla poi di fatti molto recenti. Io mi ricordo la corsa al disarmo, mi ricordo la guerra fredda, mi ricordo la perestroica, mi ricordo ancora il muro di Berlino. Una collega di mio papà era una donna che era riuscita a scappare dalla Germania dell'Est. Mi ricordo di Tito, mi ricordo di Ceausescu, mi ricordo di tutti questi paesi satellite dell'Unione Sovietica. Mi ricordo i mondiali di calcio dove partecipava l'URSS, mi ricordo le Olimpiadi dove partecipava l'URSS. E sono ricordi miei di una donna di 46 anni, quindi parliamo di eventi e di una situazione di cui è stata riscontrata la verità con la V maiuscola da relativamente molto poco. E questo libro lo fa, e lo fa per la prima volta, direi. E parla appunto anche di antisemitismo sovietico. Nei lager sovietici c'erano anche gli ebrei, o comunque gli ebrei venivano declassati nel lavoro, avevano comunque delle conseguenze. L'antisemitismo non l'ha inventato Hitler, ma non l'ha inventato neanche Stalin. L'antisemitismo è una piaga che si abbatte sul popolo ebraico in tutto il mondo da secoli, che ha a che fare con la loro storia, ha a che fare con la diaspora, e nessuno è scevro da colpe in questo senso e ce lo racconta in maniera molto molto limpida Grossman. Ci parla anche della letteratura russa e di quanto anche quella, la letteratura russa ottocentesca, fosse antisemita. Anche Dostoevsky lo era. Dostoevsky descrive sempre gli usurai come appartenenti a
al gruppo ebraico e ha sempre parole che parlano di disonore e di bieco opportunismo per quanto riguarda gli ebrei, e questo ce lo racconta, e anche questa è la prima volta che lo fa. Anche qui seguiamo le vicende di moltissimi personaggi, ma se in Guerra e Pace sono moltissimi, qui sono moltissimi. Cioè, io ho stampato la pagina di Wikipedia che riguarda i personaggi presenti in questo romanzo, ok? Perché? Perché uno dei motivi per cui la prima volta avevo abbandonato questo romanzo dipendeva dal fatto che io non ci capivo più niente. Allora, devo dire che passate le prime 200-300 pagine, un po' che devo dire, ci si comincia a raccapezzare, ma ci sono varie difficoltà. La quantità dei personaggi, i nomi, che sono nomi a cui noi non siamo abituati, il fatto che, come sapete, in Russia c'è il nome patronimico, cognome, a volte i personaggi sono chiamati in un modo, a volte in un altro, a volte anche con un nomignolo. Quindi lo stesso personaggio può essere, possiamo trovarlo nell'arco del racconto chiamato in quattro modi diversi. Quindi c'è questa difficoltà. E inoltre, lo scrittore non ci dice Eugenia, sorella di Lyudmila, ci introduce a un certo punto della storia una certa Eugenia, e dopo 4-5 facciate riusciamo ad intuire che forse ha a che fare con Lyudmila, potrebbe essere la sorella, magari sì. Ecco, questa è una oggettiva difficoltà del romanzo. Ripeto, andando avanti con la storia, poi ci rendiamo conto che riusciamo facilmente a seguirla, anche perché in realtà questi personaggi sono poi raggruppati in gruppi che hanno sì magari dei rimandi l'uno all'altro, ma che poi svolgono la loro trama, il loro corso di vita all'interno del racconto dentro quel gruppo. Quindi sappiamo che quando parliamo del lager tedesco avremo a che fare con determinati personaggi, quando parliamo del lager sovietico con altri, quando parliamo della famiglia proviamo a leggere il nome Sapoznikov, nella mia mente sono tutti bzz, bzz, bzz quando leggo, cioè io colgo i segni grafici e do loro un'identità, ma io con i nomi faccio veramente fatica. Quindi seguiamo, esattamente come in Guerra e Pace, le vicende di queste famiglie. Le differenze tra questo romanzo e Guerra e Pace sono secondo me innumerevoli, cioè le somiglianze ve le ho già raccontate alla fine. Quali sono le differenze? Allora, la prima differenza è ovviamente l'ambientazione storica, e questo va da sé. La seconda differenza è lo stile, non solo perché Guerra e Pace è un romanzo ottocentesco e questo no, ma perché qui non c'è una netta demarcazione tra i racconti di guerra e i racconti che riguardano la pace. Secondo me per varie ragioni, cioè i racconti di guerra sono molto più simili, molto meno avulsi dal contesto e non possono essere saltati rispetto a racconti che riguardano la pace. Uno secondo me, rispetto a Guerra e Pace, uno secondo me per ragioni proprio di modernità dello stile. Questo è un racconto decisamente più fluido, con un andamento novecentesco. Quindi uno è questo, secondo me, il motivo. Due è il fatto che qui i personaggi sono sempre coinvolti nella guerra. Ci sono diversi personaggi che hanno a che fare con i personaggi principali che sono parte integrante della guerra, quindi non possono essere staccate le loro vicende. Ma secondo me anche perché? Perché il totalitarismo non è il potere assoluto. Lo zar era un monarca assoluto. Napoleone si era autonominato imperatore di Francia, ma in questi sistemi politici non esistono dubbi, voglio dire, esiste sicuramente una forma di idolatria, specialmente per quanto riguarda la lunga tradizione zarista russa nei confronti dello zar e della famiglia dello zar, ma c'è una netta demarcazione dei ruoli all'interno della società. Chi non è lo zar è suddito. Qual è l'inganno enorme del totalitarismo? Il totalitarismo
ingannandoti, ti rende partecipe, ti fa credere di essere parte integrante della storia del tuo popolo e fa sì che la tua vita, la tua piccola vita, la tua vita privata sia un tutt'uno con la storia del tuo popolo. Per questo legittima il perenne controllo che il totalitarismo ha su di te, sulle tue scelte, sulle battute che fai quando parli, su quello che decidi di leggere. È per quello che il totalitarismo censura, è per quello che il totalitarismo punisce, perché tu sei parte del tutto, ti dice il totalitarismo, e tu hai la responsabilità della grande Russia, della grande Unione Sovietica, della grande Germania. In questo i due totalitarismi sono identici. Su cosa si fonda? E quindi ovviamente vanno a diramare la loro azione nella vita di tutti, dal singolo contadino, qui è pieno di ritratti, di istantanee, anche di personaggi che non hanno niente a che vedere con la storia, ma che ci restituiscono che cos'era quel periodo, per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale, per quanto riguarda l'Unione Sovietica, per quanto riguarda la Germania. Il totalitarismo estende la sua azione, il suo pensiero, il suo essere così totale appunto su tutto e su tutti in maniera indiscriminata, facendoti credere che tu popolo stai governando. E questo inganno, che poi diventa autoinganno, su cosa si sostiene? Ovviamente si fonda sulla paura e sulla violenza. Questo libro è un libro che parla di paura e parla tanto di violenza, di una violenza che è sorretta da meccanismi enormi. Parla moltissimo questo libro dell'industrializzazione dei lager, della disumanizzazione dei lager, ma parla anche dell'impianto, dell'immenso impianto pesante e burocratico dell'Unione Sovietica, di una spersonalizzazione totale dove l'individuo non è più niente. Quindi certo che si fonda su questo, ma su cosa si fonda anche? Si fonda sul dubbio che costantemente ti instilla di non essere degno di essere parte della grande madre patria. Qui abbiamo personaggi, specialmente uno che è dilaniato costantemente da dubbi in merito al regime dell'Unione Sovietica, ma non abbiamo mai una riflessione, un rovello che porta a una conclusione definitiva. I personaggi sono costantemente, sembrano quasi banderuole. Un giorno criticano aspramente il totalitarismo, il giorno dopo ne sono di nuovo assolutamente assoggettati e non si sentono degni di esserne parte. È incredibile questa cosa in questo libro, quanto faccia passare tutto questo. Ma poi il totalitarismo si fonda anche non solo sulla paura, sulla violenza, ma anche sulla remissività e sull'obbedienza che riesce a instillare nell'uomo un sistema totalitario. Qual è poi l'enorme differenza tra questi due libri? La concezione della storia. Per Vasily Grossman sono tutti ugualmente responsabili. Qual è la dicotomia tra vita e destino? La vita è la libertà. La vita è la possibilità di decidere liberamente, di essere responsabili delle proprie scelte e di decidere per la bontà. Il destino è tutto ciò che accomuna questi esseri viventi nel mare magnum devastante dei totalitarismi del Novecento, quindi è il contrario della libertà. Secondo Vasily Grossman la libertà può essere esercitata da tutti. Vasily Grossman dice spessissimo che gli ufficiali avrebbero potuto dire di no, avrebbero potuto non obbedire. Qual è stata la grande giustificazione di tutti gli ufficiali nazisti durante il processo di Norimberga? Mi era stato ordinato di fare così.
avresti potuto non farlo. Anche addirittura anche l'assedio di Stalingrado viene, cioè, i nazisti vengono cacciati per colpa di Hitler. I generali non erano d'accordo con le decisioni di Hitler, ma non solo non hanno saputo dire di no, e Hitler è stato causa sicuramente della sua caduta, ma sono responsabili anche tutti gli altri. Tutti sono responsabili, tutti possono scegliere ed esercitare questa libertà. Devo mettere in carica la videocamera. Ho rimesso in carica la videocamera, ma mi sono resa conto che ho parlato tantissimo, quindi cerchiamo di chiudere un po'. Tanto tutto non vi posso dire di questi libri comunque. Dicevo che è fondamentale la possibilità di esercitare la libertà. Un'altra disquisizione meravigliosa che ci fa Vasily Grossman in merito alla vita e alla libertà e alla bontà e al bene è proprio la distinzione che fa fra il bene assoluto e la bontà. Il nemico numero uno del male assoluto non può essere il bene assoluto, inteso come bene assoluto quello che può essere strumentalizzato. Ci fa un bellissimo excursus di come è stato strumentalizzato il bene, strumentalizzato dalle religioni, dall'Inquisizione e da tante altre cose. Vasily Grossman ci racconta che il bene non è il bene, ma quello che deve cercare l'uomo è la bontà. Quindi gli atti di bontà, i piccoli atti di bontà di cui questo libro è sempre percorso, che distinguono l'essere umano dalla bestia e dal male assoluto. Quindi la bontà piccola, quella che ognuno di noi può sempre esercitare liberamente nell'arco della sua vita. Una cosa, a tutto questo, ci tengo a dirlo, non ci viene raccontato da Grossman come ha fatto Tolstoj entrando nel racconto. Ogni tanto c'è qualche piccolo paragrafo che chiosa, fa da postilla degli eventi, ma in realtà questo è un romanzo di racconto, di pura narrazione, anche quando parla di eventi realmente accaduti. È un romanzo con uno stile totalmente atmosferico, ci sembra di essere lì. È veramente fortissima la capacità che ha il narratore, con uno stile di prosa, con una prosa non piana ma facile da seguire, di portarci negli eventi. I racconti di guerra sono bellissimi da leggere, ad esempio, perché sono assolutamente cinematografici. Sentiamo i rumori, sentiamo gli scoppi delle bombe, abbiamo la bocca piena di polvere quando siamo molto più vicini a qui. Che a qui forse anche per ragioni di immaginario che abbiamo ovviamente. Quindi è tutto all'interno del racconto. Quello che esce a livello di pensieri non è appunto riportato come in Tolstoj, ma forse somiglia di più a quello che fa Dostoevskij con i suoi dialoghi. Quindi sono eventualmente personaggi che parlano tra loro oppure parlano con la propria coscienza e tirano fuori gli argomenti, i temi di cui vi ho parlato, ma non immaginate nulla di pesante o di filosofico. Qui non c'è una teoria della filosofia, ci sono pensieri magari filosofici, ma portati alla portata dell'uomo comune, del cittadino, dell'uomo con una coscienza sociale e personale, che esprime dei suoi pensieri. Quindi diciamo che adesso è arrivato anche il corriere, ma giuro che vi sto per salutare. Vi dicevo, lo stile è facile da seguire. Allora, in entrambi i casi non parliamo di due romanzi facili, nel senso che sono impegnativi, richiedono una certa attenzione, ma né per stile né per quello che ci vogliono comunicare. In questo caso anche per i contenuti ci vuole un po' di stomaco, nel senso che ci sono momenti veramente complicati in cui si piange anche, piuttosto commoventi. Però ripeto, io vi consiglio di aspettare il momento giusto. Come vedete, per entrambi questi libri io ho fatto due tentativi. Quindi sono la prima a dire che non sempre è il momento giusto di leggere un determinato libro, ma non è neanche obbligatorio leggerli. Ma se ne siete curiosi, se avete voglia, vi dico aspettate il momento giusto, poi leggetelo come vi pare. Per quanto mi riguarda, io sono per la lettura totalmente intensiva. Io cerco di avere tanto tempo per buttarmi su un romanzo alla volta, ma questo lo faccio sempre, perché è quello che mi fa penetrare meglio.
il racconto, ma ovviamente ognuno ha i suoi metodi. Molto brevemente, due saggi di storia che ho voglia di rileggere da dopo che ho letto i trattati, diciamo, il trattato di Tolstoi sulla storia. Sei lezioni sulla storia di Edward H. Carr, famosissimo libro che tratta appunto del metodo dello storico, e Apologia della storia, bellissimo, o meglio, Un mestiere di storico di Mark Bloch, che lui scrisse durante l'occupazione nazista in Francia, e parla anche qui del mestiere dello storico. E poi tre meravigliosi libri di questa collana che non esiste più, di Mondadori e Oscar Storia, ma comunque esiste ancora una collana di storia, però non so più come si chiama, ma non è più quella copertina nera. Tre libri meravigliosi. Allora, la biografia di Lenin e la biografia di Stalin. Questa è di Robert Service, Lenin, l'uomo, il leader, il mito. Biografia accuratissima, così come questa, Robert Conquist, Stalin, la rivoluzione, il terrore e la guerra, corredati di fotografie e di documenti splendidi. E un altro libro che vi straconsiglio, che io ho letto più volte, è questo di Ron Rosenbaum, Il mistero Hitler. Qui non si tratta di una biografia di Hitler, anche se ovviamente sono riportati fatti della sua vita, della sua biografia, ma si tratta di interpretazioni storiografiche del personaggio, del periodo del nazismo a confronto. Ed è meraviglioso vedere come può essere letta la storia. Diciamo che è una specie di pratica del mestiere di storico, quando qui abbiamo la teoria. Sono tre libri meravigliosi che secondo me vi consentono di approfondire diversi argomenti. Io spero di esservi stata utile in qualche modo, spero di avervi tolto la paura a leggere questi romanzi, perché si può leggere tutto nella vita, e ove non si avesse voglia si chiude il libro e si riprende. Questo l'ho ripreso dopo 5-6 anni e questo dopo 15, quindi voglio dire, finché c'è vita c'è speranza e c'è tempo. Io vi ringrazio tantissimo come al solito, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete letto questi libri, se li volete leggere, eccetera, eccetera, eccetera. Vi mando un bacio gigante e alla prossima se vi va. Ciao!